Ciao ragazzi, siamo tornati con la previsione del negozio Jet. Prima di cominciare però un bel corso al video per supportare il canale, codice creatore Vander-Creepy, usatelo raga, mi raccomando, perché solo così potete partecipare ai contest e vincere skin, gift card, pass battaglia, quello che volete durante le lotterie. Allora, direi di cominciare subito con la domandona più fatta nelle ultime 24 ore, 48, 2 giorni, dai, diciamo così. Perché non vedo le missioni della settimana 1? E raga, questa è una bella domanda. Io penso perché sia un po' tutto buggato, tutta buggata la season. Tra l'altro ormai mancano poche ore, quindi si aggiorneranno adesso, spero, per tutti. Però fatto sta che ad alcuni non si aggiornavano, altri dovevano completare tutta la settimana 0 per visualizzarle, altri bastava che riavviavano il gioco, però a tantissime persone non è stato possibile fare le missioni. Speriamo si risolva tutto adesso, se no bisognerà aspettare l'aggiornamento del 13, che è stato posticipato. Non è più al 12 di novembre, quindi non è martedì, ma è mercoledì. Poi, andando invece a rispondere alle domande che vedo, che mi scrivete sotto i commenti, allora Tom Holland, quando esce di nuovo la stagione Marvel, raga, è finita. Ora non so dirvi se tornerà presto o tardi. Fatto sta che comunque la Disney, quindi di conseguenza la Marvel, è a stretto contatto con Epic Games, quindi in qualsiasi momento possono tornare le skin Marvel, anche se mi sento di dire che adesso è il momento di sì. Questa è l'altra super domanda, quindi Harley Quinn, Batossa di Harley Quinn, Catwoman sono le tre robe più richieste. Secondo me difficilmente in questa stagione qua, ma a dicembre la possibilità è altissima. Tra l'altro dovrebbero uscire anche le Batmobili su Rocket League, quindi raga, insomma, Rocket League e Fortnite sempre Epic Games, e diciamo che secondo me stanno per tornare. Tra le altre cose, è stata spoilerata una notizia 2 o 3 giorni fa del aggiornamento allo shop delle skin DC. Io non credo molto a questa notizia, però credo che torneranno nel mese di dicembre, magari chissà anche in questo mese, stiamo a vedere. Comunque finora, per ora non possiamo dare una data. Vediamo anche in questo caso con l'aggiornamento del 13 se ci sarà qualche notizia. Riusciranno le skin di Jinx Arcane? È effettivamente uscita la serie TV su Netflix. Però già un'altra volta era successa una roba del genere e le skin non erano tornate. È successa questa cosa anche con Dune, è successa parecchie volte, anche con il film di Borderlands, per esempio, i giochi di God of War. Non è che perché esce la serie TV, il nuovo videogioco o il film al cinema deve per forza tornare la skin nel gioco. Purtroppo di Jinx Arcane qua non si sa più nulla. Vediamo anche in questo caso se il 13 ci sarà qualche novità, però la serie già è uscita, quindi diciamo già siamo in ritardo. L'altra roba invece che ora mi passa di mente, raga. Ah sì, le scarpe Jordan. Allora, sono già nel pass. Saranno utilizzabili, c'è scritto il 12, ovviamente anche in questo caso sarà il 13. Dopo l'aggiornamento, io penso che butteranno anche qualche scarpetta nuova dentro al negozio Jet. Per il momento c'è solo Jordan e scarpe originali Epic, quindi per esempio le ciabatte squalose dei pigiamini, tutte queste robe qua dovrebbero già esserci. Epic ha già detto che per ora soltanto il 60% di skin di Fortnite potranno indossarle, più avanti si passerà all'80% per finire poi a metterle a tutte le skin, un po' come hanno fatto con la versione Lego, quindi bisogna un attimino ora lavorarci un bel po'. Qualcuno vuole sapere il prezzo delle scarpe? Io dico che già che hanno detto che il 60%, poi più avanti l'80%, poi tra un bel po' di tempo tutte le skin potranno indossare le scarpe, mi fa pensare che c'è dietro un lavoro molto grosso, ragazzi. Sicuramente ci stanno lavorando da più di qualche mese, ecco, e non penso possa essere di conseguenza un cosmetico economico. Diciamo che secondo me il prezzo potrebbe essere da 500 in su, raga. Ovviamente poi
sta a voi decidere se prendervi le scarpe oppure no. Credo che una, due, magari paia di scarpe dentro al pass ci saranno, perché poi assumeranno la stessa valenza delle wrap, dei picconi, dei deltaplani. È un cosmetico aggiuntivo per personalizzare la skin, quindi difficilmente non ce ne saranno. Certo, probabilmente non saranno collaborazioni, magari ci regaleranno le scarpe dentro il pass battaglia di Epic originali. E poi che altre scarpe potrebbero arrivare? Per adesso sono con Jordan e scarpe di Epic, però probabilmente anche la Nike arriverà con l'Adidas, visto che ci sono già collaborazioni, chissà, magari Balenciaga, anche se in teoria con Balenciaga hanno tipo troncato ogni rapporto. Poi vediamo un po' Bacchetta Stella e invece anche il Minty di Natale. Allora, raga, il Minty di Natale non è che è il Minty di Natale, il piccone si chiama Ascia di Caramella e quello che si prendeva con il codice il Minty è Ascia di Caramella Minty, quindi non è il contrario, però vabbè, comunque questo era un dettaglio, giusto per farvi capire che quello originale è Ascia di Caramella ed esce a Natale. Tra l'altro, tra le altre cose, l'anno scorso non ricordo, ma quasi sempre usciva proprio la settimana di Natale, quindi intorno al 25. Questo non vuol dire che non possa uscire già dal 2 dicembre, quando ci sarà la prossima stagione, un po' come ad Halloween, che hanno cominciato a mettere skin a inizio ottobre, quelle natalizie, i cosmetici natalizi iniziano a mettere a inizio dicembre, però di solitamente Ascia di Caramella esce un po' più in là. Bacchetta Stella e Pilota invece è un'altra domanda, quando è che arrivano? È difficile da dire, però raga, abbiamo visto che ogni tanto al venerdì esce Flusso Fortnite con le serie di icone, ogni tanto esce la serie di picconi. Vediamo la prossima volta che usciranno i picconi, se uno di questi due tornerà. Qualcuno mi chiede gli alpini, in passato uscivano sempre o quasi in inverno, nei mesi invernali sono usciti a giugno, forse quest'anno a luglio, però potrebbero anche loro tornare nel mese invernale. Ragazzi, aspettiamo, aspettiamo e incrociamo le dita allora per chi sta aspettando i picconi. Poi qualcun altro mi chiede Snoop Dogg quanto rimane. Raga, ho fatto un video, andate a guardare, comunque rimane fino a gennaio. Ice Spice invece verrà aggiunta il 13, penso che già dopo l'aggiornamento, quindi alle 2 del pomeriggio, ci sarà in game anche la nuova skin nel negozio. Magari uscirà la sera, non so se uscirà subito nel pomeriggio come ha fatto Eminem, mi sembra che è uscito alla sera. Ci sarà quindi il nuovo boss, la nuova arma mitica e tutto quello che gli viene dietro. Dovrebbero essere due skin, una NPC boss e l'altra un'altra dentro al negozio oggetti. Raga, ultima domanda, anche se ormai direi che è stata chiarita la questione Travis Scott, quando tornerà, se tornerà, non so, qualcuno mi ha scritto nei commenti chi è che aveva detto che tornava sicuramente. Io non lo so se ridere o piangere, perché è almeno 3 anni che vi dicono che torna Travis Scott e voi ci credete. Per il momento, raga, non torna perché hanno tagliato i rapporti. Ora noi continuiamo a dare per scontato che sia la Epic a decidere di non far tornare Travis Scott, ma può essere anche che Travis Scott si sia sentito, tra virgolette, offeso. Magari ha detto: ah sì, ora non mi fai uscire te, allora io fra 2 anni, quando mi riproponi la collaborazione, che le acque si sono calmate, io non ci sto e quindi puoi dire addio al nostro rapporto. Allora ci fermiamo qui, raga, like, corso al video, mi raccomando, per supportare il canale, codice creatore sempre attivo, se lo usate taggatemi perché vi dà la possibilità di vincere durante le lotterie tantissimi premi. Ci vediamo in live 3:30 del pomeriggio per giocare insieme, ciao!